Bella raga, sono Black, benvenuti in questo nuovo video. Ah, scusa, che cazzo sta succedendo qua? Wow, Big Evans. Oh, c'è gente che tricca. Trick duri. Comunque siamo qua perché dobbiamo montare una bici. No, non una bici qualsiasi. Riporteremo in vita la mia NS bike. Abbiamo il nostro bellissimo telaio qui, già sul workstand, e dovremmo fare un po' di lavorazioni, tra cui aggiustare questa catena. Dobbiamo smagliarla, che dovremmo accorciarla, e poi questo, cioè dentro questa bellissima RockShox Judy c'è un ragnetto storto che stiamo provando a raddrizzare. Sarà un video sputtano? Assolutamente sì. Lavori professionali. Prova a guardare, per me è quasi dritto. Per me no, da qua non lo è. Milone! Facciamo un piccolo unboxino di queste cose. Questi sono, questo è un adattatore per rendere la forcella da canotto conico. Dritto. Sì, dritto a conico. Che capitana. Testeremo se va bene. Testeremo se va bene. In teoria dovrebbe andare, esatto. E niente, basta. Proviamo a metterla su. Ragazzi, queste qua sono mani davvero custom biker, sì. Mica quell'altro là. Lasciamo, non faccio nomi, ma... Ah, questo progetto, ovviamente, l'avevo già detto, rientra nei progetti di custom bikes, quindi andate a seguire la pagina. Non mettere quel bagaglio, non serve a niente. Sì, non metterlo, ti non metto serve. Senza. Te l'ho detto che non serve a niente. Beh, insomma. No. Mamma mia, che brutta. Mai messo quell'affare lì. Mamma mia, che brutta cosa. No. Porco, ma perché va su? Allora, qua tutto a posto. E intanto, e adesso passiamo ai cerchi, che sono la parte forte. Più o meno lucca così, ma in realtà no, la parte forte è questo, è questo bellissimo manubrio. Non ascoltate Pischello Black qua. Sì. No, sì, vabbè, dai, intanto montiamo i cerchi. Facciamo unboxing. Un unboxino. Cerchi di non vi so dire che marca, però dovrebbero essere roba abbastanza buona. Quello lì che cazzo pacchetta è? Quick. Com'è Quick? Sentiamo sound. Sembrano 26. Sound normalissimo, niente di che. No, sono un coglione. No, cosa hai fatto? Lo sapevo che mi dimenticavo qualcosa. Non ho preso single speed. Tu? Figa, no, lo sapevo, aspetta, che mi aspetta. Dimenticavo qualcosa. Forse ti salvo il culo. Lo so che ce l'abbiamo lì. Non va bene. Merda. E ora? Cazzo facciamo? No, ma che palle, dai. Ma non ci credo. No, non me ne frega un cazzo. Adesso lo smontiamo dall'altro. Non me ne frega un cazzo. No. Allora, io siccome sono un coglione, mi sono dimenticato single speed a casa. Siccome ce n'è un altro montato qua, sempre mio, lo tireremo giù e andremo a mettere lì. Tanto è uguale, identico, e niente. Tra l'altro questo era proprio il suo. Cercheremo di fare una roba fast. Intanto il bro qua monterà e gommerà i cerchi. Non hai la chiave? No, c'è l'affare rotto. Che senso hai l'affare rotto? Hai lo sbaglia catena, ho l'affare per togliere tutto rotto. Ti ricordi che si era rotto? No, non si era rotto. Sì. Non l'hai rotto con me. Ok. Ripariamo la riparazione. Esatto, ripariamo la riparazione. Porco. Allora, attrezzo riparato a martellate con... Vabbè, lasciamo, mamma mia, ragazzi, puttana. Guarda. Mettimento a terra. Dai, tieni bloccato, io faccio il solito pischello che svito. Ho messo la chiave. Il poligono è così trida che non abbiamo stretto tanto. In teoria... Tira verso di te. Sì. No. È andato o no? Dai. Sì. È andato. Il lavoro è fatto. Sì. Guardate che bello. Buona. È il mio single speed. Bene, fatto. Possiamo rimettere caccialo lì, vaffanculo. Adesso dobbiamo montarlo sull'altro cerchio. Cerchiello nuovo, sbattimento a terra del cerchio nuovo. Mettiamo. Ma è bello di tutto ingrassato. Faccio passamento. Ci siamo.
No, c'era prima quello? Non me lo ricordo. Sì, quello perché appoggia, vedi? Questo qua, poi questo qua, quello là, questo qua, oh, e poi lo là. Chiudiamo. Come no? No, no, adesso facciamo in tre. Come non entra la chiave? Ora la parte più merdosa di tutto questo lavoro. Che sarà smagliare questa. In realtà la smagliere... No, vabbè, smagliare devo smagliare lo stesso. Useremo questo qui che avevo mezzo rotto, però fa lo stesso. Ci sta funzionando il tutto. Ragazzi, mi è arrivato un pistronzo nuovo. Oh, sì, pistone. Allora, la catena l'abbiamo aperta. La puttanata sarà rimagliare dentro l'altra. Comunque, vabbè, adesso prendiamo le misure quando abbiamo la ruota pronta e vediamo di quanto la dobbiamo accorciare. Abbiamo il suo dischettino davanti con le sue viti, che prego Dio che non siano spanate, se no ci metto quelle che ho preso io. Ci vogliono le Torx di merda. Ce le ho. Torce nella luce che non si vede una bega. Use this. Pingi. Bene, ora toglimento manopolamento. Made aria compressa. Ok, ora montiamo il freno davanti sulla forcella. Conoscendomi l'ho chiuso. Ah no, ok, non scherzavo. Servirebbe una brugolina di queste per mettere qua il filo. Ma bro, qua ci vogliono le viti un po' più larghine, mi sa, perché qua non va dentro. Io non le cazzo. Ho. Ce li ho io. Black c'ha tutto. Niente, cambiamo viti, no? Viti più... Occhio quando arrivi in fondo non spanare. Lunghe, anche se non di tanto, ma... Rimettiamo il manopola. Barendino. Sassiamo dentro. Boh, dai, abbiamo quasi finito. Montiamo... No, prendi la 5. E che cazzo di giro è questo? No, ma zio. Vai, vai, è giusto. No, no, non è giusto un cazzo. Guarda che fa il reccio qua. Allora. Oh, ma quanto mi urtano queste cose. Oh, là adesso è dritto. Questo deve passare sotto e andare qua, giusto? Quindi dovrà passare anche dentro, mi raccomando. E poi ci vanno le sue due viti qui, a posto. Carino sto mozzo però, eh? Ah, adesso. dopo. Oh, scambio merce qua. Allora. Apri quel bagaglio lì, se la LH nuova. Ma non è male, eh? Allora, ora c'è... Solo da tendere la catena e montare i pedali che li monta Fede, becca il lato giusto. E c'è scritto LR, left right, cioè là, dentro. Siamo quasi a metà, io direi che molto molto bene. Chi è che vi porta una clip dove in due montano una bici? Nel senso, una clip di adesso. Cioè, oh, no, aspetta. Vediamo un po' come Luca. Questa è la mia nuova bici 2024, ragazzi. Allora, signori, NS Bike, progetto 2024, 27,5 wheelie single speed. Figa, è bella, eh. È bella, eh. Anche la sella blu, che non è male, così. C'è il blu col viola, poi ci sono questi richiamini con l'azzurro. RockShox Judy, cerchi nuovi, Schwalbe Supermoto, Crank Brothers Stamp 1, movimento e tutto. Cioè, questo telaio qua è pazzesco, poi una roba assurda, manubrio anche. Boh, raga, io penso che... Questa finisce su Custom Bikes adesso. Adesso facciamo un paio di foto per Custom Bikes, andate a seguire Custom Bikes. Allora, ci siamo. L'NS Bike è rinata. Ovviamente, raga, l'ho venduta... Ricky, vediamo un po' com'è sta nuova build. Devo dire che dunque si alza easy. Qua possiamo bloccare la forcella. È figa, figa. Si alza, tra l'altro frena un botto perché dietro c'è un 203. Sì, mi ricordo un po' com'è. Non è male, non è male. Oh, bella agile. Poi è più leggera ora. Sì, ovviamente riprenderci la mano non è facile. Minchia, raga, ma
piega da Dio. Vacca zio, piega stra tanto. Rinata. Soprattutto sarà da inclinare un po' la sella. Comunque raga, è bella vera, eh. Madonna. Sì. Ragazzi, custom bikes, le bici migliori, mica altre robe. Custom bikes, dovete comprare nuova wheelie. No bla bla. Stiamo facendo un progettino nuovo che vedrete. E nulla, arriveranno delle belle news. No bla bla, solo roba seria. Iscrivetevi al canale, bella. Bella.